A Carraro, ecco Davis. Davis protagonista della rissa insieme a Sylvester nella partita di ritorno, può giocare perché ha pagato la penale della unica giornata di squalifica, invece 5 giornate di squalifica a Mike Sylvester. Piede di Tillis che viene chiuso da Oscar, riapre per Frederick. Su Frederick, come vedete, la guardia di Davis. Frederick al tiro dall'angolo realizza nel corso della zuffa a 50 secondi dalla fine. Frederick in sospensione realizza ancora. Frederick, sono 4 punti per lui, 6 punti di Walter Magnifico, che sta vincendo perlomeno per il momento il duello con Ricci. Questi due giocatori che tu, Bertini, a un certo punto potevi avere entrambi in squadra, eri stato contento di aver avuto un Magnifico mentre c'è stata la schiacciata di Freddy? Ma mi pare che non ci sia mai stato motivo di scelta fra Magnifico e Ricci. Ricci è... Davis in palleggio. Oscar prova il tiro da 3 punti e lo mette a segno. Oscar chiuso da Gracis, trova comunque lo spazio per il tiro, realizza. C'è anche il fallo ai suoi danni. 40 a 39, 58 secondi da giocare. Tillis per Frederick. Tiro di Frederick va a bersaglio, 12 punti per lui, tornano 3 le lunghezze di vantaggio. Frederick che gela il pallone e poi decide per la sospensione, sbaglia, rimbalzo di Costa, palla vagante, ancora Frederick. Frederick va al tiro e questa volta realizza. 14 punti di Frederick e si chiude il primo tempo. Palleggia dietro la schiena di Oscar che poi va al tiro a sua volta e realizza. Frederick. Su Frederick Davis, blocco di Magnifico. Frederick cerca lo spazio per andare al tiro, si avvicina molto bene a canestro e realizza da sotto. 18 punti di Frederick. Gracis, Magnifico per Frederick, sempre marcato da Davis. Frederick va in sospensione e non sbaglia. 20. Da 3 punti Oscar realizza. Costa per Frederick che va al tiro da fuori, realizza ancora Frederick. 10 punti di Magnifico. Ecco Oscar che prova ancora da 3, trova il canestro. 25 punti di Oscar. Gracis, scatenato il pubblico casertano. Tillis per Frederick. Frederick marcato da Dell'Agnello, va ancora in sospensione, trova ancora il canestro. 24 punti, è uno show di Frederick. Oscar ancora da 3 punti, Oscar realizza ancora. 28 punti di Oscar. Vedete come incita il pubblico che per Frederick. Carraro su Frederick, cerca lo spazio per il tiro. Frederick si avvicina a canestro, va in sospensione e non sbaglia ancora. 26 punti per lui. Continua a incitare il pubblico. Gracis per Zampolini. Frederick da 3 punti. Frederick non sbaglia ancora. 29 punti, eccezionale. 68 a 67, 10 minuti e 45 al termine. Tillis per Frederick, sempre Carraro su Frederick. E Frederick lo porta a spasso, subisce anche il fallo. Non tenta l'incursione Davis, preferisce servire Oscar. Ancora una bomba da 3. 33 punti di Oscar. Gracis per Frederick, sempre 1-3-1 da parte dell'Indesit. Frederick, da 3 punti Frederick. Ancora una volta non sbaglia, 37 punti per lui. Sempre l'azione manovrata. 4 minuti e 15 da giocare. Gracis. Frederick che ha ricevuto da Magnifico e realizza ancora da 3. Frederick sbaglia anche il secondo tentativo, rimbalzo però di Generali che dà la palla a Dell'Agnello. Oscar da 3 punti, sbaglia anche lui, rimbalzo conquistato da Magnifico. Frederick va in contropiede. La sua entrata, canestro di Frederick, 42 punti per lui.
assoluto protagonista di questa partita, Frederik, senza naturalmente dimenticare l'ottimo incontro giocato da tutti i giocatori della Scavolini. Tillis sfrutta la stoppata di Magnifico su Oscar, 2 minuti e 19, 93 a 85 per la Scavolini. Gracis, ora la Scavolini può amministrare il vantaggio, fare trascorrere il tempo. Magnifico per Gracis. Tillis, ancora Gracis. Tillis si porta in angolo, va in sospensione e non sbaglia. Canestro. 17, 10 punti, a questo punto la partita è decisa e la Scavolini affronterà nella finalissima scudetto la Simac. Ancora a segno Frederik, 44 punti per lui. 97 a 85, Oscar che riesce a trovare un tiro da tre, dicevo, finale tra...